abbiamo portato a casa una giornata fantastica. I bambini under 14 erano più di una sessantina ed erano tutti contentissimi di tirare con lui autografi, fotografie, e sicuramente hanno portato a casa un'esperienza magica. Una bellissima giornata, soprattutto perché c'erano veramente tanti schermidori, dai più piccoli ai più grandi, ed è sempre un piacere, una gioia poter tirare con le nuove leve, le nuove generazioni. Spero che si siano divertiti. Io ho cercato di tirare veramente con tutti, è stata veramente una bellissima esperienza. C'è stato quasi 3 ore in pedana, 4 ore in pedana. Diciamo, l'impegno fisico c'è stato, però quando fai, diciamo, lo sport che ami, quando pratichi qualcosa che ti appassiona, come per me la scherma, la fatica c'è, però si sente fino a un certo punto. Prossimi appuntamenti, quando ti vediamo, prossimi allenamenti, insomma, dici un pochino cosa ti attende. Avremo dal 1 al 5 di ottobre il primo ritiro con la nazionale di stagione, e subito dopo avremo la Coppa Europa, che quest'anno è stata spostata da Heidenheim a febbraio a inizio di ottobre, e poi inizierà tutta la seconda parte della qualifica olimpica, dalla Coppa del Mondo di Berna a metà novembre in poi. Come si inserisce una giornata come questa all'interno comunque di una programmazione di allenamenti che vi vedrà impegnati anche con le prossime gare? Guarda, ho voluto farlo all'inizio della stagione per regalare ai miei ragazzi un'esperienza magica e caricarli per i prossimi eventi, quali i campionati regionali e campionati nazionali. Davide ha raccontato un pochettino la sua esperienza e la sua vita schermistica da quando era bambino fino ad oggi, e penso che questo possa aiutare i ragazzi sicuramente all'interno delle competizioni per vincere i loro assalti. Allora, che sia di stimolo ma anche formativo per la loro tecnica. Assolutamente, sicuramente tirare con un atleta del genere è sicuramente formativo a livello tecnico, perché capiscono e vedono delle cose che magari faranno chissà tra quanti anni. La cosa principale per loro oggi è il ricordo di aver tirato con un campione del mondo e un campione olimpico.